Salve, sapete qual è il dubbio maggiore per chi deve installare una cassetta da incasso? È quello di avere difficoltà nella successiva manutenzione. Tece viene incontro a questa esigenza con una gamma di cassette dove fare un'eventuale manutenzione, ovviamente successiva all'installazione, è un'operazione molto semplice e veloce. Come dicevamo poc'anzi, fare manutenzione a una cassetta Tece è un'operazione estremamente semplice che richiede pochi minuti. Per farvi vedere bene tutti i passaggi, utilizzeremo una cassetta dove abbiamo messo una paretina trasparente. Per cui se io ho bisogno di sostituire il galleggiante, piuttosto che una guarnizione, piuttosto che la valvola centrale, la prima operazione da fare è togliere la placca paraspruzzi. In questo modo la vado a girare i fermi e tiro via la placca paraspruzzi. Dopodiché tolgo il fermo campana. E vado a tirare via la campana di scarico che ha questo tipo di brevetto, si piega per cui mi esce fuori facilmente. Campana di scarico che ha una doppia funzione, ovviamente di chiudere la cassetta nel momento che ha scaricato, oppure settare il litraggio del tasto grande, portandolo a 6 litri acciugato di fabbrica, portandolo a 4 litri e mezzo nel caso di igienici a risparmio d'acqua, oppure 9 litri nel caso abbiamo bisogno, c'è qualche problema per cui abbiamo bisogno di scaricare tanta acqua. Il tasto piccolo invece scarica sempre 3 litri. A questo punto possiamo togliere il galleggiante facendo questo tipo di operazione, abbassando la slitta e via. Ecco qui, in questo modo. Mi devo ricordare ovviamente che dal passaggio al vecchio galleggiante al nuovo devo recuperare la slitta che mi fa in modo da tenermi agganciato il galleggiante alla cassetta. Ho bisogno poi di tirare via il bicchiere di fondo, prendo il fermocampana, faccio questo tipo di operazione, aggancio il bicchiere di fondo e ecco qui. A questo punto la mia cassetta è vuota, per cui posso fare la manutenzione di cui ho bisogno. Quindi, ripeto, sostituire il galleggiante piuttosto che l'O-ring o qualsiasi altro pezzo. Per rimontarla, operazione inversa. Mi prendo la valvola di fondo, siccome è una sezione quadrata, basta che la lascio e va in sede da sola. Dopodiché mi vado ad inserire il galleggiante dove ho recuperato la slitta con questo tipo di operazione. Ci vado ad abitare il flessibile ovviamente, inserisco la campana centrale, devo fare attenzione, quando ho tolto anche il bicchiere di fondo ed inserisco la campana centrale, devo premere a sentire uno scattino. In questo modo è andata correttamente. Per cui vado a rimontare il fermocampana in questo modo. Ecco qua, sotto al suo fermo, e vado a rimettere la piastra paraspruzzi. Ecco qui, operazione molto semplice, pulita e alla portata di tutti. Per qualsiasi esigenza ci potete contattare oppure potete consultare il nostro sito www.tece.it dove troverete le schede tecniche di tutti i nostri prodotti. Ciao e grazie!